Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare e aggiornare il modulo del riceventi BTFPV Express LRS. In questo video userò la versione 2.4 GHz, ma i passaggi da fare sono gli stessi per quella 900 MHz, quindi potete seguire questo tutorial a prescindere dal modulo che avete scelto. Se volete acquistare moduli riceventi, in descrizione vi lascio tutti i link su dove trovarli. Intanto partiamo con un veloce unboxing. Per quanto riguarda il modulo, all'interno della confezione troviamo il BTFPV Nano TX, un'antenna lineare, un'antenna tipo Diamond ed il manuale di istruzioni. Le antenne non le ho ancora provate, ma sicuramente la Mini Diamond sarà quella che garantirà il range maggiore. Tuttavia il connettore MMCX e il cavo coassiale la rendono più delicata, quindi se cercate una soluzione più resistente, quella lineare è la scelta migliore. Per quanto riguarda il range, Express LRS ha dato prova di buoni risultati, quindi anche l'antenna lineare non dovrebbe comportarsi poi tanto male. Passiamo alla Nano RX. All'interno della sua bustina troviamo la ricevente, due termorestringenti, i cavi per il collegamento, un set di pin ed il manuale di istruzioni. Le dimensioni della ricevente sono molto contenute, abbiamo circa 2 cm di larghezza ed 1 cm di altezza. Il connettore dell'antenna è un IPEX e il cavo è lungo 4 cm. La lunghezza del cavo mi lascia un po' perplesso perché nei droni più grandi potrebbe essere difficile trovare un buon punto dove sistemarla. Sicuramente con un cavo così corto non si può mettere nel braccetto, quando sarà il momento vedremo le soluzioni migliori su dove posizionarla. Io direi di saldare subito i cavi e mettere il termo. Come sempre evitate i pin perché occupano inutilmente spazio. La soluzione migliore è saldare i fili direttamente sulla scheda. Con la ricevente in questa posizione ho saldato il cavo nero nel GND, il rosso nel 5V, il bianco nel TX e il giallo nell'RX. Come potete vedere da questo schema, la ricevente BTFPV riprende il layout delle riceventi TBS ed anche i collegamenti vanno fatti allo stesso modo, individuando una porta UART nell'FC e collegando TX ed RX invertiti tra loro. Vi ricordo che le riceventi Express LRS non hanno bisogno di inversione, quindi i collegamenti sono uguali sia su scheda F4 che su scheda F7. Tutto quello che ci serve è una porta UART completa di TX ed RX. Procediamo subito con i collegamenti. Su questa scheda la UART 1 sembrerebbe perfetta, in quanto abbiamo T1, R1, 5V e GND vicini tra loro. Ok, ho già fatto i collegamenti saldando il GND sul GND, i 5V sui 5V, il TX della ricevente sull'RX del flight controller e l'RX della ricevente sul TX del flight controller. Adesso è venuto il momento di configurare la ricevente su Betaflight. Questo passaggio è necessario farlo ora perché quando aggiorneremo il firmware della ricevente, questa deve essere già collegata e configurata. Andiamo in port e attiviamo Serial RX in corrispondenza della UART che abbiamo usato per collegare la Nano RX, nel mio caso la UART 1. Spostiamoci in configurazione. In Receiver scegliamo Serial Base del Receiver. E nel menu a tendina sotto CRSF. Quindi salviamo, per il momento su Betaflight abbiamo finito. A questo punto è venuto il momento di scaricare l'Express LRS Configurator, come sempre lo troviamo su GitHub, vi lascio il link in descrizione. Io ho Windows, quindi scarico la versione .exe. Una volta avviato il configuratore ci apparirà questa schermata. Iniziamo aggiornando la ricevente. In Release assicuriamoci di scegliere l'ultima versione disponibile, che vi ricordo deve essere la stessa sia per il modulo che per la ricevente. In Target abbiamo l'elenco dei dispositivi, quindi scegliamo BTFPV tenendo conto della versione che abbiamo acquistato. Io ho preso quella 2.4 GHz, quindi clicco qui. Su Device devo scegliere se aggiornare la ricevente o il modulo. Visto che è già collegata, parto con la ricevente. Quindi scelgo BTFPV 2400 RX. RX appunto sta per ricevente. Poi scegliamo con quale metodo eseguire il flash. Tra i vari metodi che ci sono, io mi trovo molto bene con il Betaflight Pass-Through, che consiste nell'aggiornare la ricevente tramite flight controller collegato al PC via USB.
Con questo metodo possiamo aggiornare la ricevente tutte le volte che vogliamo senza doverla più smontare dal modello. Ora scegliamo le opzioni, salvo particolari esigenze lasciate tutto come vedete in questa schermata. Ho già provato e con queste opzioni funziona tutto bene. L'unica cosa da cambiare è la password per il bind, che deve essere la stessa sia nel modulo che nella ricevente. Comunque non c'è bisogno di mettere nulla di troppo complicato, perché la password serve solo per evitare che il vostro modello si bindi al modulo di qualcun altro. Ora colleghiamo il flight controller al PC. Per aggiornare è necessario che la ricevente sia alimentata. Fate attenzione però che non tutti i modelli riescono ad alimentarla solo via USB. Se non si accende nessun LED è necessario collegare anche la LiPo. Dopo aver collegato il flight controller possiamo cliccare su Build and Flash. In questa fase il configuratore sta creando il firmware, scaricando i file necessari da internet. Proprio per questo motivo la prima volta che creiamo il firmware potrebbe volerci qualche minuto. Io l'ho già fatto prima ed in effetti adesso ci mette molto meno. Perfetto, aggiornamento completato. La ricevente è il firmware più recente disponibile al momento. Molto bene, con la ricevente abbiamo finito, passiamo al modulo. Per iniziare è fondamentale mettere l'antenna nel modulo, sia quando lo colleghiamo alla radio, sia quando lo colleghiamo alla porta USB per aggiornarlo. In caso contrario, rischiamo di danneggiarlo irrimediabilmente. Un'altra cosa da fare prima di iniziare l'aggiornamento è scaricare i driver del modulo. Questi si trovano direttamente sul sito ufficiale BetFPV. In descrizione vi lascio il link a questa pagina. Scorriamo verso il basso fino a trovare CP210 Installer. Quindi clicchiamo qui. Una volta scaricato l'archivio possiamo estrarlo. All'interno della cartella troviamo vari file, quello che ci interessa è CP210 Installer X64. Questo dovrebbe funzionare per tutti, ma nel raro caso abbiate un PC molto vecchio a 32 bit, scegliete quello X86. Quindi clicchiamo avanti. A questo punto dovremmo essere in grado di aggiornare, ma qui incontriamo un altro piccolo problema che riguarda alcuni dei primi moduli prodotti. Visto che anche il mio è uno di questi, vi faccio vedere come procedere. Praticamente durante l'aggiornamento bisogna tenere premuto il tasto boot che si trova all'interno del modulo, quindi dovremmo rimuovere queste 4 viti e togliere il coperchio. Il procedimento è molto semplice e veloce. Dopo aver tolto le viti, il coperchio si sfila molto facilmente senza dover sforzare nulla. Non tutti i moduli hanno questo problema, ma se il vostro è una versione 1.0 probabilmente dovrete fare questi passaggi. BetFPV ha già comunicato che le prossime versioni del modulo si potranno tranquillamente aggiornare senza doverlo aprire. Il tasto da premere è questo e dovremo tenerlo premuto per tutta la durata dell'aggiornamento firmware. Ok, detto questo ritorniamo al configuratore, scegliamo sempre la stessa versione del firmware, teniamo sempre BetFPV 2.4 GHz e questa volta nel menu a tendina sotto scegliamo BetFPV 2400TX. Qui scegliamo UART e dato che ci siamo scarichiamo il Lua script che ci servirà più avanti per configurare il modulo. Anche per quanto riguarda il modulo, questi settings vanno bene per la maggior parte dei casi, quindi potete semplicemente copiarli. Qui assicuratevi di aver messo la stessa password che avete usato nella ricevente, comunque il sistema la memorizza in automatico e non c'è bisogno di riscriverla. A questo punto tengo premuto il tasto boot e faccio partire l'aggiornamento firmware cliccando Build and Flash. Perfetto, aggiornamento completato, posso lasciare il tasto boot. Sul configuratore ho finito e non c'è altro da fare.
Prima di passare alla radio mi assicuro di copiare il file lrs.lua nella micro SD in modo da poter fare tutte le configurazioni del modulo. Apro la cartella script e vado nella cartella tools, quindi copio il file Lua che ho scaricato qua dentro. Per usare Express LRS è necessario che OpenTX sia aggiornata alla versione 2.3.12 o superiore. Verificate nel menu versione che cosa avete installato. Io ho la 2.3.14, quindi sono a posto. Se vi serve in descrizione vi lascio il mio tutorial per aggiornare OpenTX. Per configurare il modulo andiamo nella pagina Tools e facciamo partire il Lua LRS. La prima cosa da verificare è che il numero qui in alto a destra sia uguale al packet rate che avete scelto. Se il numero è diverso significa che dovete aggiornare OpenTX. Per quanto riguarda il packet rate, il massimo che possono raggiungere i moduli a 2.4 GHz è di 500 Hz. Questo garantisce una latenza estremamente bassa. Tuttavia notare la differenza con i 250 Hz è molto difficile, inoltre un packet rate così alto fa riscaldare di più il modulo e diminuisce il range. Il mio consiglio è di impostare 500 Hz solo se effettivamente dovete usare questo modulo per fare il racing. Per quanto riguarda il rapporto telemetria, è un valore che viene influenzato dal refresh. Diciamo che fin tanto tenete uno scambio dati intorno ai 60-70 byte per secondo, va bene nella maggior parte dei casi. Per quanto riguarda la potenza, Express LRS usa modulazione LoRa, che è un protocollo ad altissima efficienza. Questo significa che non c'è bisogno di portare il modulo a milliwatt troppo alti, anche perché sopra i 250 sarebbe necessario raffreddare il modulo con una ventolina. 100 milliwatt sono più che sufficienti nella maggior parte dei casi, se proprio volete esagerare mettete 250, ma vi sconsiglio di andare oltre. Ora configuriamo il modulo in modo che possa comunicare con la ricevente, quindi in setup disattivo il modulo interno e sul modulo esterno scelgo CRSF. A questo punto radio e ricevente sono già bindate tra loro perché durante l'aggiornamento firmware ho usato la stessa password per tutte e due. Questa è una delle feature migliori che Express LRS ci mette a disposizione, in quanto la fase del bind su questo sistema non è più necessaria perché avviene in automatico senza dover fare nulla. Adesso ritorniamo su Betaflight per vedere se è tutto ok. Perfetto, gli stick si muovono correttamente. Se avete i canali invertiti, cambiate Aether 1234 in Tire 1234 o viceversa. Una cosa molto importante su Express LRS è associare il comando dell'ARM sull'AUX 1. L'AUX 1, che sulla radio corrisponde al canale numero 5, è quello tra gli AUX che manda il flusso maggiore di dati e questo è essenziale per far capire al sistema se il drone è armato o meno. L'AUX 1 viene visto da Express LRS come un interruttore a due posizioni, potete comunque usarne una a tre posizioni che va bene lo stesso, il sistema lo legge in automatico come a due posizioni. Concludiamo impostando il valore RSSI, su Betaflight però quello di cui dobbiamo tener conto è il link quality, quindi in configurazione assicuriamoci di disattivare RSSI analogico. Anche qui nel tab ricevente RSSI channel deve rimanere disattivato. Adesso andiamo su SD e assicuriamoci di attivare link quality. Attiviamo link quality anche nei warnings in modo da avere un avviso quando il valore scende molto in basso. Quindi salviamo. Perfetto, dal punto di vista dei collegamenti e delle configurazioni abbiamo finito. Arrivati a questo punto possiamo usare il nostro modulo e la nostra ricevente senza problemi. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e come vedete da questo modello ho già avuto modo di testare il sistema Express LRS BetFPV a 2.4 GHz. Il giudizio è estremamente positivo, ho volato in un bando e anche entrando all'interno di varie strutture con muri in cemento non ho avuto nessun problema di segnale. Il link quality è rimasto sempre a livelli molto alti, anche quando sono stato costretto a tornare indietro a causa della perdita del segnale video. A chi ha dei dubbi sulla frequenza di 2.4 GHz mi sento di dire che questo sistema riesce a volare dentro un bando come se niente fosse, in quanto è impossibile andare in failsafe prima di aver perso il segnale video.
Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.